corso della tanto attesa scelta di Lorenzo Riccardi, il Cobra non ha potuto fare a meno di farsi riconoscere. Il tronista, infatti, in occasione dell'incontro con l'esperta di tendenze Giulia De Lellis è rimasto folgorato dalla sua disarmante bellezza. Il ruolo della ragazza nel serale di Uomini e Donne è quello di consigliare ai protagonisti il giusto outfit da utilizzare per il grande evento, la festa nel castello. Così come fatto per Teresa, dunque, anche Lorenzo è stato accolto dalla bella esperta di tendenze Giulia De Lellis. Durante il loro incontro, però, Riccardi non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio dell'ex di Andrea Damante che lo ha lasciato senza parole. Lorenzo disarmato da Giulia De Lellis. Verso la fine della puntata del serale di Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha accolto Lorenzo Riccardi per consigliargli l'abito da indossare all'evento. Come di consueto, la ragazza lo ha fatto accomodare su di una poltrona accanto a lei ed ha fatto sfilare i modelli con addosso alcuni abiti. Lorenzo, però, non ha potuto fare a meno di notare l'abbigliamento dell'influencer. Giulia, infatti, ha indossato un cortissimo pantaloncino nero con una camicia bianca. Il suo look ha messo notevolmente in evidenza le gambe. Dettaglio che non è affatto sfuggito al Cobra. Mentre disquisivano amabilmente, infatti, l'ormai ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di gettare l'occhio proprio lì, sulle gambe della De Lellis. La ragazza, notando che Riccardi fosse in imbarazzo, ha provato a stemperare un po' la tensione facendo qualche battutina. Giulia punzecchia Lorenzo. Successivamente, però, una volta scelto il giusto look da sfoggiare alla festa, Giulia si è alzata in piedi ed è andata a prendere dei calici di spumante. In quel momento Lorenzo non è riuscito più a trattenersi ed ha fatto una vera e propria radiografia alle cosce ed al sedere di Giulia De Lellis. La ragazza è sembrata alquanto divertita dalla cosa. Ad ogni modo, ha voluto punzecchiare il suo interlocutore esortandolo a comportarsi bene. Lorenzo ha annuito ed ha promesso che lo farà. Tuttavia, il suo atteggiamento da corteggiatore incallito non lo abbandona. Dopo un po' è giunto il momento cruciale. Lorenzo ha raggiunto prima la sua non scelta Giulia e poi si è recato dai parenti per attendere l'arrivo di Claudia. La ragazza ha deciso di farlo penare un po'. Gli ha fatto prima credere di non arrivare per poi fargli una sorpresa e coronare il loro sogno d'amore.